chiamo Davide Eusebi, sono un giornalista che si occupa della gastronomia dal 1989. Ho lavorato per le Guide Espresso nella gestione della Spelli, ho lavorato per Rete4 per alcuni programmi televisivi legati, diciamo, al food. E lavoro appunto dall'89 per una testata che conoscete, Il Resto del Carlino, una nazione in giorno che si chiama QN. E ho avuto la fortuna di cominciare per gioco, a mie spese, a capire che cosa era la gastronomia in Italia in un momento in cui non era di moda, appunto fine anni 80, e poi questo è diventato per me un lavoro. Vi porto la mia esperienza, un'esperienza, diciamo, professionale, di settore, credo però sia utile per voi, così come sarà utile per me ascoltarvi dopo, perché come tutti gli argomenti, anche questo, a quello appunto della gastronomia, è un argomento in continua evoluzione. Io mi ritrovo a dare il mio modesto contributo a corsi di aggiornamento, a convegni, all'università, con cadenza trimestrale. Tutti gli appunti che ho preparato 3 mesi prima non sono già più validi, sono già scaduti. Stessa cosa accade oggi. Mi sono preso qualche appunto, qualche riflessione che mi ero appunto segnato 2 mesi fa. E le cose sono già in parte cambiate. Quindi chi si ferma è perduto, nel mio come nel vostro mestiere. Sarò breve, scusate il ritardo, sono rimasto bloccato a Fano per 3/4 d'ora. Venire qua è stato come andare a Piacenza, dicevo, scusatemi, ma non è stata la mia volontà. E vorrei solo capire bene la platea che abbiamo di fronte, quindi mi dite ristoratori, agriturismi, produttori, chi siamo? Ditemi bene, presentiamoci un secondo. Io vi ho detto chi sono, giusto per capire, perché voi capiate che tipo di contributo posso dare. Voi? Agriturismi. Agriturismo? Country House, ristoranti non ce ne sono. Aria pensata camper. Ah, benissimo. Agronomo. Interessante. Bene, vi dicevo, intervento breve, volevo darvi solo un contributo con qualche spunto di riflessione per aiutarci a capire come fare, cosa fare, quando e in quale modalità. Questa non è una crisi. Sentiamo parlare di crisi, no? La crisi è la parola più diffusa. Questo è un cambiamento. Nel momento in cui noi citiamo questo momento come crisi, non abbiamo capito niente. Siamo noi in crisi. Perché? Non abbiamo capito niente. Perché aspettiamo che torni. Che cosa deve tornare? Non tornerà mai più quello che è stato. Perché sì, magari tornerà sotto altre forme, ma la realtà è passata. Quando i miei colleghi sostenevano che la meccanica, il mobile, l'edilizia e l'industria erano gli argomenti da spendere sui giornali, io dicevo: non avete capito niente, avete capito poco, siamo già fuori. Arriverà il momento in cui saremo tutti a sedere per terra, lì da dove siamo cresciuti, dove veniamo. Io leggo questo momento di cambiamento straordinario come un ritorno indietro all'avanti, cioè un ritorno in noi stessi. Abbiamo seminato il niente, ci ritroviamo con il niente. Guardatevi attorno, voi siete fra i pochi fortunati, perché avete poco, l'essenziale, ma avete un valore, che è il valore dell'essenzialità. Chi lavora in campagna, chi ha la country house, chi fa il turismo, chi fa l'agronomo, chi mette le mani nella terra, sa bene, non è ricco, però ha dei valori. Ha il valore appunto dell'essenzialità, il valore dell'accoglienza, il valore del lavoro, anche il valore dell'umiltà. Noi abbiamo perso tutti questi e altri valori e adesso ci troviamo non col sedere ma col culo per terra, che è un'altra cosa. Cioè ci siamo fatti male. Come rialzarci? Allora, se parliamo di crisi, tanti saluti. Se parliamo di cambiamento e di come affrontare il cambiamento, ce la possiamo.
Ah, scusate, ok, così va bene? È finita la grande ristorazione perché è finito il potere di spesa. È cominciato un altro percorso. Voglio portarvi l'esempio, una frase bellissima che un frate francescano, loro sono maestri di essenzialità, visto che siamo in un ambiente spirituale, come ha detto prima l'assessore, e diceva in confessione a mia moglie qualche giorno fa. Bene, e l'uguaglianza, l'ideale che il comunismo si è dato, fallita. Il comunismo è fallito. Non siamo tutti uguali. La libertà, che era il principio numero uno del capitalismo, è fallita. Siamo liberi? Sì, liberi di fare che cosa? C'è rimasta la fratellanza. Ci salverà la fratellanza, l'accoglienza e la condivisione. E io credo che questo sia il principio che deve muovere la vostra attività. Entro nel particolare per dirvi che è importante colmare una lacuna clamorosa che l'ente pubblico non è riuscito ancora una volta a colmare, a capire. E prima o poi arriverà il conto da pagare anche là, arriverà il conto da pagare. Finiranno i quattrini anche là. Qual è questa mancanza? L'incapacità di giocare in rete. Quando in uno dei miei viaggi che ho la fortuna di fare per lavoro sono stato ad Alba, ho visto ad Alba un comignolo che fumava, enorme, e era l'industria Ferrero. Alba è una città di 30.000 abitanti, circa mi pare 30.000 abitanti, dove non esiste un tartufo, ma neanche a cercarlo. Ci sono solamente le vigne ai margini di questa distesa di industrie di Barolo, e sono le langhe, terreni coltivati, eppure Alba è conosciuta nel mondo mica tanto per la Ferrero, per il tartufo. Vicino ad Alba c'è Asti, a Asti ci sono un mucchio di tartufi, la più grande produzione di tartufi della, cioè Alba è rifornita da Asti. Ma Asti si sono ben guardati da dire: cara Alba, noi ci facciamo la sagretta nostra e il tartufo lo chiamiamo di Asti, e tanti saluti, fatti gli affari tuoi. A Barolo fanno il vino, però fanno anche il tartufo, c'è anche qualcosa, e ci sono anche altre produzioni. A Barolo però, dico, vabbè, noi siamo il Barolo. In questo triangolo della morte, perché lassù ci si parla e si fa rete, per fortuna, e ci sono anche quattrini, c'è una fondazione che elargisce ogni anno 1 milione di euro, circa, per la ricerca e per il sistema turistico legato alla gastronomia. Si fanno i cooking show in inglese, l'asta del tartufo. Non c'è bisogno che mi dica io cosa succede all'Alba. Bene, in quel triangolo della morte, dove non ci si fa la guerra, dove non ci si fa concorrenza, dove il paese vicino non è invidioso dell'altro, ma mette il suo assieme all'altro, casca qualche milione di enogastroturisti ogni anno. Domanda. Nelle Marche, che io ho girato, ho avuto la fortuna di vedere tutta l'Europa, tutto il sistema Europa, nelle Marche, dove c'è una concentrazione di qualità e varietà, che io per quanto mi sforzi non ho trovato da nessuna altra parte, il tartufo, la cartoceto DOP, il formaggio, il pecorino in fossa, il pesce, le varietà di vini, il verdicchio, le varietà di vini più diverse. Nelle Marche? Ecco, le Marche. Quante regioni? Credo una novantina dentro questo fazzoletto di terra.
nelle Marche non siamo stati capaci, non siamo capaci di fare questo, non siamo capaci di fare il Marche Food Festival e di vendere da Ascoli alla provincia di Pesaro Urbino un sistema che spaccherebbe il mondo in 54 pezzi. Porterebbe qua non 3 milioni di turisti, ma aggiungiamoci uno zero. Oh, questa è una lacuna incolmabile, vedrete che però arriverà anche il momento in cui arriverà il conto da pagare, perché? Perché se non ci sono più quattrini, poi anche le sagre, anche le singole iniziative moriranno. Il motor show a Bologna è chiuso, questa è l'ultima motor show. E allora che fare? Allora mettetemi in rete voi, cercate assolutamente di approfittare del web, di internet soprattutto, non costa nulla, per vendere il sistema Marche. Questo è un invito che vi faccio. Secondo, turismo attivo. È finito il momento in cui io sto alla porta, faccio pubblicità o mando anche il mio messaggio su internet o scrivo sul giornale e aspetto il turista. È finito. Bisogna invece, ricordatevi il principio della condivisione della fratellanza, bisogna incentivare il turismo attivo, cioè fare partecipe la famiglia, il turista, dell'esperienza, dell'azienda agrituristica, della country house, del sistema camper, della terra in generale. Cosa vuol dire? Vuol dire che posso invitare il turista a fare la vendemmia e ad acquistare il mio vino e ad assaggiarlo in cantina. Così come posso dire, signor Hoffman che arriva da Salisburgo, se lei viene con la sua famiglia a raccogliere le mele nella mia azienda, bene, pagherà solamente il soggiorno, perché la cena gliela offro io, lei mi dà forza lavoro, io le do i miei prodotti, ma lei quando da me e ha sentito i miei prodotti, ha visto le mie cose, lei diventa una parte della mia azienda, lei non diventa un cliente, lei diventa un azionista etico, una parte, tornerà, acquisterà, dirà, racconterà. Investire quindi sul turismo attivo. Non voglio dilungarmi, avrei da dirvi altre cose, però ho voluto provocare oggi l'arrivo qua di due persone che ritengo abbiano un'esperienza molto più importante della mia e che ho incontrato nel mio percorso, ho avuto la fortuna di incontrare. Quando io penso a Gianluca Miritti dell'azienda Monte Cappone, mi viene il buon umore. Io tutte le volte che lo chiamo penso a lui, sorrido, ma non sorrido perché mi fa assaggiare tre vini suoi, che non posso neanche bere tra l'altro, e li assaggio poi, ma no, stanno là due mesi no, e non riesco neanche a finirli perché non posso bere. Mi viene da sorridere perché è una persona che da Roma è tornata nelle Marche e con una positività e una voglia, la voglia di trasmettere agli altri la propria passione, e con grande positività ha preso il territorio, lo ha spremuto e lo ha messo dentro questa bottiglia. Non ci ha messo il legno, non ha mascherato il sapore di questo vino, no? Con un elemento omologante come la barrique. Ma questo vino, questo verdicchio è da fusti di acciaio e io, assaggiando questo verdicchio, io assaggio il terreno, questo straordinario territorio di Jesi, no? Dove c'è la DOC più conosciuta delle Marche nel mondo. E quindi vini veri, vini di una grande freschezza, di grandi profumi, persistenti, eleganti, no? Belli, vini che ti fanno stare bene, così come ti fa stare bene Gianluca quando vai nel suo luogo. Il desiderio, l'entusiasmo di raccontare. Il desiderio, l'entusiasmo di produrre. Quando invece penso a Giuseppe Collesi, mi viene in mente i primi anni in cui lavorava al giornale e lui era alla ricerca, e sapeva che doveva fare, sentiva che doveva fare qualcosa di importante, ma non sapeva ancora bene forse che cosa e come. Poi ci siamo persi e io l'ho incontrato bevendolo, insomma, non solo in Italia ma anche fuori, per fortuna. E
E cosa ha fatto Giuseppe Collesi? Ha preso l'acqua del Monte Nerone, no? E poi ha cominciato a fare una birra di straordinaria qualità ed è andato addirittura a casa dei proprietari della storia della birra, no? Germania, certo? E ha vinto dei concorsi. E cosa ha fatto? Da un territorio depresso, come può essere Apecchio, no? Dove c'è un bacino di utenza insignificante sul piano industriale. E cosa ha fatto? Puntando sulla cosa più banale, che è l'acqua, e poi luppolo e altre cose, ha costruito un'impresa sulla base appunto dell'agricoltura, valorizzando le sue cose, la sua terra, e ha fatto un'impresa proprio con la I maiuscola. Quindi io quando penso a lui penso infatti a una persona che ha saputo realizzare un sogno. Le idee fanno la differenza, la fanno in tutti i settori, nel mio come nel vostro. Vi invito quindi a riflettere anche su questi miei spunti, perché io non ho nulla da insegnare a voi, ma comunicandoci ognuno le nostre esperienze abbiamo molto da imparare uno dall'altro, sempre. E se noi ci troviamo qua fra un mese vedrete che avremo da dirci altre cose ancora. Scusate se mi sono dilungato, e adesso non so chi vuole salutare, se il sogno realizzato o il sorriso incarnato, non so. Prima chi gioca in casa, direi. Prima, allora, chi gioca in casa può dirci come ha fatto a realizzare questo sogno.